Radio Radicale, siamo col generale Antonio Pappalardo per parlare del caso Vannacci. Allora, io oggi l'ho incontrata qui a Montecitorio, lei è un generale, allora magari saprà giudicare meglio di tanti altri il caso del generale Vannacci. Allora, lei come ha trovato la vicenda che lo ha riguardato, il comportamento del Ministero della Difesa? Allora, lei quando all'epoca in cui si candidò, diciamo, andò in aspettativa, che cosa fece? E le volevo chiedere se c'erano state delle polemiche nel suo caso. Nessuna polemica perché Specificando che Vannacci ancora non si è candidato. io mi sono candidato con un gruppo di 30 militari, poliziotti, vigili urbani, eccetera. Ci ha accolto fra le sue file il Partito Socialista Democratico Italiano. Io ringrazio Antonio Cariglia perché ci ha ospitato. Noi siamo rimasti ovviamente dentro il partito, il gruppo socialdemocratico, svolgendo la nostra attività politica a favore dei colleghi. Tutto è andato bene, io sono stato eletto deputato, ho svolto qui il mio mandato regolarmente, anzi sono stato molto apprezzato dai socialdemocratici perché non difendevo solamente il personale, ma difendevo anche la gente comune, tant'è vero che trovandomi una volta in un self-service qui alla stazione Termini di Roma, una signora mi disse: "Peccato, generale, che non le posso offrire il pranzo perché non ho soldi, però almeno mi faccio offrire il caffè." "Ma scusi signora, ma perché lei mi vuole offrire il caffè?" "Perché lei è una delle poche persone che lotta per la gente che non conta niente." E questo per me è stata una grande medaglia. Quindi vuol dire che avevo fatto un'attività politica molto misurata, soprattutto a favore della povera gente. Ecco, allora, lei prima di candidarsi scrisse un libro, aveva fatto delle esternazioni politiche, ci furono provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. No, guardi, io ero il presidente del COCER Carabinieri, scrissi dei vari documenti, uno è famoso, il documento sullo stato del morale, del benessere del personale dei carabinieri, che trovai in una situazione veramente disastrosa. I carabinieri stavano malissimo. Io scrissi il documento insieme a tutta la rappresentanza militare e lo demmo questo documento al Comando Generale dell'Arma. Il Comando Generale dell'Arma lo fece girare per tutta Italia. Si accorse che c'era qualcosa che non andava perché i carabinieri in quel documento scrivevano che i primi in qualche modo a fare soverchieria al personale erano proprio gli ufficiali. Mi proposero per la denuncia alla Procura della Repubblica di Roma. Io dissi: "Bene, lei denuncia la rappresentanza militare, cioè la rappresentanza di 110.000 carabinieri, lei si deve vergognare per quello che ha fatto." Hanno cercato subito di rattoppare, è arrivato il procuratore della Repubblica, non è successo niente, archiviamo subito, hanno archiviato tutto in 48 ore. Certo. Il ministro della Difesa come si comportò nei suoi confronti? Ma il ministro della Difesa a quel tempo era a Mattarella, come si chiama quel ministro? Mattarella è stato dopo, di Bergamo, un grande democristiano, un grande uomo, ma, non mi Vabbè, non se ricordo, lo ricordo, non mi vabbè. ricordo, ma un grande uomo. Lui mi difese. Disse: "Non si può buttare la croce addosso a uno che sta difendendo i Certo. carabinieri e il personale." E mi difese, tanto è vero che il comandante generale mi chiamò e mi chiese immensamente scusa. Ho capito. Su Vannacci che impressione ha avuto? Ma vede, io sono quello che conosce bene la normativa. La normativa nasce con la legge famosa del 1978, la 382, il famoso articolo 5. Nel momento in cui io ero comandante della compagnia Carabinieri a Pordenone, un intero battaglione di carlisti in uniformi sfilò per Pordenone. Vogliamo il nuovo regolamento di disciplina militare. Perché, ahimè, avevamo ancora nel 1978, dopo 30 anni, ancora il regolamento di Mussolini. E ovviamente i militari erano infuriati. Finalmente ottennero la legge. L'articolo 5 dice: "Il regolamento di disciplina militare", lo dico a tutti gli ottusi o a quelli che non vogliono capire, "il regolamento di disciplina militare si applica ai militari che svolgono attività di servizio, ai militari che vestono l'uniforme, ai militari che stanno in caserma, ai militari che trattano questioni riservate di servizio." Non mi pare che Vannacci si rientri nell'articolo 5 e nel codice dell'ordinamento militare. Per cui tutti quelli che si stanno buttando addosso a loro sono dei cialtroni, dei buffoni, dei pagliacci. Perché Vabbè. si leggano bene il codice dell'ordinamento militare, possono censurarlo, per carità di Dio, possono Certo. non essere d'accordo. Ma tu che cosa stai dicendo? Io, per esempio, su alcuni punti non sono d'accordo. Ma io non gli dico: "Non devi scrivere, non devi parlare", perché non è corretto. Perché c'è l'articolo 49 della Costituzione che dice: "Tutti i cittadini, per
compresi i militari, possono associarsi liberamente in partiti per determinare la politica nazionale. Come la determina la politica nazionale se non sei contrario, certo, al pensiero unico? Ecco, ma lei pensa che al di là del suo pensiero ci sia stata anche una vicenda legata all'ambasciata russa sul quale stanno facendo degli accertamenti? Allora, l'ambasciata italiana a Mosca, dove lui era addetto militare, allora pensa che ci possa essere stato anche... Ma c'è stato un precedente episodio. Vannacek, brillantissimo ufficiale, comandava a reparti... Lei lo conosce? L'ho conosciuto alla sua volta. Sono andato ad ascoltarlo perché sono curioso. Sono andato a una sua presentazione del libro e le devo dire che parla bene, si esprime bene, non è aggressivo e sa misurare le parole. Gli faccio i complimenti. Lei è d'accordo con lui, quello attenzione, che dice? Attenzione, attenzione. Perché Vannacci è uscito fuori in questa maniera? Perché l'episodio risale alla faccenda dell'uranio impoverito. Lui fu stato l'unico ufficiale che disse chiaramente, facendo due denunce, una alla procura militare e l'altra alla procura ordinaria, che l'uranio impoverito, i proiettili con l'uranio impoverito esistevano e avevano causato tanti morti. Non l'avesse fatto, l'hanno preso, l'hanno messo a fare il direttore dell'osservatorio tipografico, lo hanno messo da parte. Lui ovviamente... Osservatorio geografico? Osservatorio geografico, chiedo scusa. No, geografico. No, ci mancherebbe. Geografico. Lo hanno messo da parte. Uno che è operativo, che è abituato a stare, non dormire mai, vistosi da parte ha scritto qualche cosa. Lo volete fare sfogare a questo giovanotto che in qualche modo si è sentito messo da parte? E ha scritto quello che ha scritto. Ci sono alcune cose sulle quali io non convengo. Io ho le mie idee, io sono un artista, sono un uomo libero. Lei sa che io sono noto perché mi metto contro il regime del pensiero unico da parecchio tempo. Però, come diceva il grande Voltaire, io a chi che sia non abbia il mio stesso pensiero devo consentire di, certo, parlare. E lui deve parlare. Poi naturalmente, certo, ci confrontiamo e parliamo. Per quanto riguarda la faccenda delle ambasciate, forse... Vabbè, questa è inutile parlarne perché che ne sappiamo noi? Cioè, no, ancora non sappiamo, però, niente. Se qualcuno vuole vedere quello che succede alle ambasciate, non vada a vedere solamente quella russa, vada in tutte le ambasciate. Quanti soldi vengono spesi dai nostri ambasciatori come da altri ufficiali? Dico alla Meloni, cara Meloni, fai una bella indagine a 360 gradi, non mirare solamente all'ambasciata russa, però, guarda tutte le ambasciate. Però non dobbiamo creare un pregiudizio nei confronti. È ingiusto. No, la faccenda è questa, che Vannacci non può essere sparato perché a un certo punto, siccome lo ha, adesso certo. Le faccio un esempio. Io ero nell'occhio del ciclone perché mi ero messo contro i vertici militari perché trattavano male i carabinieri. Mi arriva un maresciallo, signor generale, ma che cosa ha fatto? No, non ne so nulla, che? Ma lei ha fatto suonare un pezzo alla banda dell'arma. No, dico, non l'ho suonato io, sono passato per salutare. Loro mi hanno emozionato, hanno suonato un pezzo mio. No, la stanno indagando per usura degli strumenti musicali. Addirittura. Ah, questi sono i vertici militari. Okay. Come ragionano i vertici militari? Se devono, scusi il termine, fottere a qualcuno, trovano qualsiasi espediente. Senta, le dico un'altra cosa. Ha dovuto pagare dei danni per l'usura degli strumenti musicali? No, si sono rivolto al procuratore militare e ha detto, ma che cos'è sta denuncia? È archiviato. Ma ha detto, ma andate a venire, non fate ridere i polli. D'altronde il capo di Stato Maggiore dell'arma un giorno mi chiamò, ti abbiamo rivoltato come un calzino per vedere se avevi uno scheletro in un qualche armadio, non abbiamo trovato nemmeno il pitale sotto il letto. Così si comportano questi signori quando uno non è d'accordo con una certa linea, e lei capisce che non va assolutamente bene. Io difendo strenuamente Vannacci, perché Vannacci va difeso, perché in questo momento non gli potete buttare tutto addosso. Adesso che tirate fuori che quando era ragazzino rubava la mela e la marmellata della nonna, perché questo... No, io questa non l'avevo sentita, sì, ma pure questa hanno tirato. No, ritireranno che lui quando era ragazzino. Ma questo è gravissimo, deve andare in corte d'assise. È in corte d'assise di aver rubato la marmellata alla nonna. Vabbè, senta, io la ringrazio molto e grazie al generale Antonio Pappalardo, col quale abbiamo parlato del collega Vannacci e di quello che gli sta succedendo. La ringrazio perché ci ha raccontato un sacco di episodi abbastanza divertenti. Grazie generale. Grazie a lei, buona giornata e viva Radio Radicale. La sento spesso.